Attenzione, situazione di emergenza. Attendere istruzioni. Buonasera amici di Radio Stella Azzurra, qui con voi la Ginger nella sua prima puntata di Misteri oltre il confine 2.0, una puntata che andrà oltre i confini terrestri. Infatti avremo il piacere di avere come ospite telefonica Lavinia Pallotta, caporedattrice di X-Times, rivista nazionale che parla appunto di ufologia, paranormale e tutto quello che ancora è oscuro alla nostra dimensione, e io sono qui felicissima insieme ai ragazzi dell'IPR. Buonasera a tutti e benvenuta Ginger. Grazie. nel nostro mondo. Buonasera a tutti, ciao Ginger, benvenuta. Grazie a tutti. Ma ce l'hai il coraggio di restare qui? Non lo so, infatti è la prima volta che mi trovo davanti a un microfono più tesa dei contenuti del programma che non del programma stesso. Ecco, più avanti andremo e peggio sarà, te lo assicuro. Do il benvenuto alla nostra ospite telefonica, Lavinia Pallotta. Buonasera Lavinia. Benvenuta. Buonasera, ciao a tutti, buonasera. Ok, ci sentiamo benissimo. Bene, perfetto. Passo la palla a Brian, esperto di ufologia dell'IPR. Partiamo subito diretti, direi, Lavinia. Sì. Ultimamente si parla molto delle mummie di Nazca che sono state ritrovate in Perù, in una località sconosciuta, sappiamo, comunque vicino a Nazca, da dei tombaroli, ossia da personaggi che stavano, tra virgolette, depredando alcune caverne per portare via, diciamo, oggetti per poi rivenderli sicuramente dei collezionisti, e in una di queste loro nottate, diciamo, di scorribande sono incappati in queste mummie all'interno di una grotta, giusto Lavinia? Esatto, sì, togli pure le virgolette perché i tombaroli depredano le tombe per poi rivendere gli oggetti sul mercato nero, quindi esatto. È proprio così che è successo. E di questi tombaroli, di cui noi naturalmente non conosciamo il nome perché non si sono resi pubblici, abbiamo un certo Mario, che è quello che ha fatto da trade union fra il gruppo di tombaroli che era nella località segreta e gli archeologi che poi si sono occupati del caso. Naturalmente questi tombaroli sono andati in una località, come hai detto tu, vicino a Nazca in Perù, intenzionati a cercare qualche cosa per arricchirsi, e in una caverna sotterranea quasi labirintica hanno trovato, tra gli oggetti più normali, delle mummie e degli oggetti che invece non erano riconducibili a nulla di conosciuto. E queste mummie, che non sono soltanto mummie di piccole e medie dimensioni, ma anche mani e dei crani, non erano apparentemente, vorrei sottolineare apparentemente, umane, cioè avevano dei teschi troppo allungati, tre dita alle mani molto lunghe, quindi diciamo all'apparenza, anche per chi non è magari un esperto, non potevano essere le solite mummie diciamo che si trovano da quelle parti. Ecco, quindi sicuramente questi tombaroli che le hanno trovate sicuramente hanno visto che c'era qualcosa di diverso dal normale, ecco, in queste... Sì, hanno visto che c'era qualcosa di anomalo e immagino, sperando di lucrarci sopra o forse anche di chiarire le idee, di capire di che cosa si trattasse, si sono rivolti per interposta persona all'istituto Incari, che è diretto da un esploratore archeologo di origine francese, Thierry Jamin, che però vive in Perù perché da molti anni porta avanti delle spedizioni di ricerca in quei luoghi ed è piuttosto conosciuto. Si sono rivolti a lui per cercare di capirci qualcosa. E Jamin ha accolto, diciamo, la sfida. E quindi ha cominciato a studiare i primi reperti che gli venivano forniti. Jamin ha detto che né lui né nessuno dei suoi collaboratori conosce la località dove questi reperti sono stati rinvenuti, quindi questa località, almeno così ci dicono, è conosciuta solo dai tombaroli. Okay. Questo pone un problema naturalmente, perché al di là dell'apparenza delle mummie, che se vedete nei video e nelle foto effettivamente sono piuttosto insolite, un reperto archeologico e antropologico decontestualizzato dal luogo dove viene rinvenuto
perde molto del suo significato, almeno è più difficile capire di cosa si tratti. Ecco, se erano, è difficile collocarle in un periodo storico preciso, diciamo. Ecco. Sì, è difficile collocarle, si può fare il carbonio 14, l'analisi del DNA, però ci vuole tempo, ma questo è stato fatto. Ma soprattutto bisogna capire di cosa si tratta, se sono delle mummie, se erano poste in un certo modo rituale, se invece erano accanto ad altre cose, che tipo di oggetti, ad esempio, era accompagnata da queste mummie. Questo noi al momento non lo sappiamo, le informazioni sono quelle che ci vengono date da Thierry Jamin e poi dal giornalista messicano che è subentrato in un secondo momento finanziando parte delle ricerche, che è Jaime Maussan, che forse tutti conoscono. Maussan però non ha svolto le ricerche in loco, ha semplicemente finanziato parte delle analisi che effettivamente sono molto famose. Se volete brevemente accenno a che cosa noi sappiamo che è stato rinvenuto ed è stato affidato all'Istituto di Jamin per le analisi. Quindi abbiamo ad esempio due mummie di 60 centimetri con una testa grande, tridattili, quindi tre dita delle mani, ma delle dita molto più lunghe del normale. Parliamo di Josephine, infatti hanno ben sei falangi. Ok, parliamo di Josephine e Albert, sono state soprannominate, se non sbaglio. Sì, Josephine e Albert, esatto, perfetto. E sono state analizzate anche con le radiografie. Si è visto ad esempio che Josephine è una femmina, probabilmente, in quanto nel suo grembo ha tre uova. Si tratta di materiale organico e non sintetico, perché dagli esami è risultato lì, insomma, dalle radiografie si può capire se quello che c'è è organico o sintetico, mentre Albert sarebbe un maschio. Hanno anche la conformazione del ventre leggermente diversa. Poi abbiamo dei reperti che sono semplicemente delle mani, dei teschi, ma sempre con la testa molto allungata e non ad esempio come si usava nelle popolazioni andine quando i bambini erano piccoli, di schiacciargli la fronte in maniera che si allungasse. Sì, sì. Queste mummie sembrano essere autentiche, cioè se si tratta effettivamente di reperti autentici come sembrerebbero evidenziare l'analisi, si sono sviluppati in quel modo, quindi con le teste molto grandi, sembrano a dire la verità un po' dei grigi, anche se non vorrei buttarla sugli alieni per forza. Se noi guardiamo le foto sembrano un po' di grigi, testa grande, lo spazio per gli occhi, le orbite degli occhi più grandi del normale, faccino piccolo, tre dita alle mani, tre dita dei piedi, facciamo 2 più 2, anche se naturalmente non abbiamo prove che si tratta di alieni, ma di qualcosa probabilmente di insolito, sicuramente. Poi abbiamo una più piccola, senza testa, anch'essa organica, ecco, sottolineiamo questo, che questo materiale è organico, quindi non si tratta di cose sintetiche. Intanto Lavinia, stiamo mandando in onda dei contributi video. Sì, ecco, quello che ci tenevo a specificare, per non farla troppo lunga, è che si tratta di materiale organico e non un assemblato organico, però, come alcuni critici hanno avanzato. Cioè, non è che hanno preso diverse mummie dei secoli passati, li hanno messi insieme per costruire delle bamboline. Secondo quello che gli anatomisti, i medici che hanno studiato queste mummie, se queste mummie sono effettivamente ciò che sembrano, erano degli esseri organici che si sono sviluppati così conformemente. Ci tengo anche a specificare che le analisi sono state affidate a scienziati, medici ed esperti di università canadesi, russe e peruviane. Quindi diciamo che le analisi sono state portate avanti dal punto di vista scientifico, sono state fatte moltissime radiografie per vedere cosa avessero all'interno, analisi del carbonio 14 e anche del DNA. Per quanto riguarda le mani, è la mummia più grande, l'unica di dimensioni umane, diciamo 1,60 m circa, che è stata denominata Maria e che alcuni hanno ipotizzato potesse essere un ibrido tra specie diverse. Anche Maria, come gli altri, presenta tre mani, tre dita delle mani e dei piedi, testa molto allungata, ma un numero diverso di vertebre e di costole e diciamo una disposizione degli organi interni diversa. Quindi più che mummie
sono dei cadaveri mummificati, perché come noi sappiamo il processo di mummificazione prevede che vengano estratti gli organi, mentre qua sono stati mantenuti, però è tutto diciamo conservato. Okay. Molto bene, devo dire. Anche, diciamo, che anche un discorso e di poi vabbè, c'è anche un piccolo bambino soprannominato Wawita, che presenta le stesse caratteristiche degli altri. Quindi ecco, noi non sappiamo cosa siano, sappiamo però che sono antiche. Purtroppo, essendo materiale molto antico, la datazione non è precisa, quindi servono ulteriori analisi, perché ad esempio Victoria, una mummietta piccola senza testa, secondo alcune analisi al carbonio 14 avrebbe 1110 anni, mentre altre analisi hanno detto 790, quindi c'è una variazione considerevole, proprio perché essendo materiale molto vecchio non è sempre facilmente databile. Lo stesso vale per Maria, una mummia grande, che avrebbe più di 1700 anni, quasi 1800 anni. Quindi si tratta di cose molto antiche, e gli scienziati hanno detto che essendo dei corpi così antichi e così delicati, se fossero assemblati per fare un fake, diciamo, si sarebbero probabilmente sgretolati. Questo è quello che hanno riportato gli esperti. Io okay. Su questo non ho una posizione, in quanto non sono un medico o uno scienziato. Ok, sono state rilevate anche delle impronte digitali su queste mani? Sì, allora, soprattutto è stato molto interessante per quanto riguarda la mummia Maria. Le impronte digitali ci sono, ma sono diverse dalle nostre, perché le nostre sono circolari, mentre le sue sono orizzontali. Online e anche sulla rivista che dirigo, X-Times, abbiamo pubblicato le foto, si vede proprio che hanno come dei tagli orizzontali invece dei nostri circolari, delle nostre dita. Quindi questo comunque è una caratteristica piuttosto singolare e difficile da contraffare, io credo, sì. Soprattutto se parliamo di una mummia che ha 1800 anni. Si era anche parlato di, mi sembra, su una mano delle mummie e anche all'interno del petto di un'altra delle mummie, dei piccoli impianti, mi sembra nella mano un qualcosa di in oro, un piccolo oggetto in oro. Allora sì, in una delle mani tridattili che sono state ritrovate, quindi solo la mano, all'interno del palmo c'è una specie di placca sintetica che è fatta d'oro. Sì. E non si capisce bene per quale motivo, perché non era una placca che a quanto pare servisse per agevolare l'articolazione. Ah, quindi ha una certa dimensione questa placca. Io adesso pensavo magari, non so perché, io quando ho saputo di questo oggetto all'interno delle mani ho subito collegato ai classici impianti alieni. È molto più grande, se noi pensiamo agli impianti alieni, sono piccolissimi. Sì, normalmente sono dei piccoli frammenti quasi di roccia. Com'è? Normalmente sì, sono dei piccoli frammenti di roccia, ecco, principalmente normalmente i casi di impianti. Questo sono di piccolissime dimensioni, questa è una placca bella grande, okay, che prende quasi tutto il palmo della mano in orizzontale, quindi ecco, noi non sappiamo che è d'oro, non sappiamo che funzione avesse. Purtroppo per fare l'analisi del caso bisogna distruggere l'oggetto, in questo caso la mano, e quindi ci vanno anche un po' attenti, perché una volta che il reperto è rotto poi non si torna indietro. E sempre per quanto riguarda le placche, nel petto di Albert, una delle due mummie di 60 cm, c'è un'altra placca d'oro proprio a livello del petto, e anche questa non si capisce bene di cosa si trattasse. D'altra parte, non sapendo l'origine di questi reperti, chi fossero questi esseri, cosa fossero, perché si trovassero lì, è impossibile dare una spiegazione. Certo. Io se non ho letto male, per quanto riguarda le prime analisi che sono state fatte sui primi campioni di DNA, sì, è stato rilevato del DNA di Homo sapiens, correggimi se sbaglio. Sì, esatto. Le analisi sono state portate avanti da un'università canadese in opera caritatis, diciamo, perché non hanno, okay, chiesto soldi, perché dobbiamo anche considerare che analisi di questo tipo sono carissime. L'istituto di Thierry Jamin non aveva tutti quei soldi al momento, quindi alcuni istituti come questo canadese si sono offerti di fare le analisi gratuitamente, però si tratta di analisi preliminari. Okay. E hanno evidenziato il sesso della mummia, che è femminile, e il fatto che comunque sia al 99% Homo sapiens, quindi umana.
Thierry Jomé però ha ci ha tenuto a specificare che, trattandosi di analisi preliminari e non essendo stato identificato tutto al 100% questo DNA, stanno svolgendo nuove analisi più particolareggiate, più specifiche per materiali così antichi, per cercare di capire se effettivamente si tratta di DNA Homo sapiens, se c'è un qualche tipo di incrocio, insomma, sì, per cercare di dare delle risposte più esaustive. Ok, quindi diciamo che c'è ancora da attendere qualche mese sicuramente per sicuramente analisi. Sì, io non ho più avuto aggiornamenti e quindi e credo che loro appena potranno darli li renderanno pubblici. Per il momento non ce ne sono, ma avevano preventivato che ci sarebbe voluto molto tempo. Devo dire che comunque queste prime analisi non si possono scartare. Certo. Si tratta di DNA umano, nonostante la fisionomia di questa mummia non sia umana, quindi le possibilità sono svariate. O effettivamente si tratta di alieni con un DNA umano, o si tratta di esseri vissuti su questa terra prima o insieme alla nostra civiltà, sì, che non hanno la nostra fisionomia, ma hanno magari il nostro DNA, oppure si tratta di una truffa. Cioè, io non mi sento di scartare nessuna ipotesi, naturamente non una truffa da parte degli archeologi e degli scienziati, certo, che si stanno occupando del, sì, caso. Sì, sicuramente diciamo che certe analisi sono ancora molto preliminari, quindi attendiamo. Certo. Diciamo che è giusto tenere in conto tutte le informazioni e aspettare le analisi definitive. Detto questo, anche se l'analisi del DNA fosse umano, va spiegato la fisionomia delle creature, che, sì, che non era umana, e quindi come mai una fisionomia così diversa dalla nostra. Addirittura la mummia Giusefina avrebbe delle uova nella pancia, per cui non può essere un mammifero, e quindi va capito, insomma, che cosa sono, se sono stati degli esperimenti genetici, se sono state delle creature, un altro ramo evolutivo poi estinto, sì. Se noi sappiamo che non c'è stato soltanto l'Homo sapiens, ci sono state varie ramificazioni evolutive che poi si sono estinte. Ad esempio in Australia c'erano omini piccolissimi che poi si sono estinti. Quindi è bene, secondo me, non sbilanciarsi finché non si avranno tutti i dati in mano. E non gridare subito agli alieno, ma nemmeno, certo, scartare quello che potrebbe essere la scoperta del secolo. In tutto questo, volevo chiederti, in tutto questo qui, in tutto questo, in questa situazione qui, il parere del governo peruviano in merito a questa cosa qui? Bravo, fatto bene chiederlo perché stavo per dirlo. Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte di Thierry Jomé, di Jaime Maussana e tutti coloro che si stanno occupando delle analisi scientifiche del caso, che hanno invitato il governo peruviano a prendere in mano la situazione, finanziare le ricerche scientifiche a livello ufficiale e accademico e salvare questi reperti. Cioè, perché ricordiamo, questo luogo, questa caverna dove sono stati rinvenuti, è aperta ai tombaroli, che in questo momento possono stare lì a trasfugare tutto quello che rimane di questi di altri possibili resti, perché sono sicura che non tutto è stato dato agli archeologi. Quindi loro hanno detto: vi prego, aiutateci, perché sono troppo costose queste analisi, noi non ce la facciamo, e il Perù merita di avere una risposta, perché questi reperti sono peruviani. Certo, io... Il governo peruviano non ha mai risposto a livello ufficiale, non si è completamente disinteressato del caso. E purtroppo, come diceva il dottor Salazar, che si sta occupando dell'analisi delle radiografie, in Perù non ci sono degli istituti abbastanza avanzati da portare avanti queste indagini sul DNA, quindi bisogna comunque basarsi su università straniere. E io non lo so, io ho come l'impressione che se questa fosse davvero una truffa, il governo peruviano sarebbe intervenuto e avrebbe messo tutto a tacere, dimostrando la falsità della cosa. Ma con il dubbio che possa trattarsi di una vera e propria scoperta rivoluzionaria, la cosa migliore per farla passare sotto silenzio è ignorarla, esatto, in maniera che rimanga comunque sempre circoscritta ai noi complottisti, no? A coloro che vogliono vedere gli alieni dappertutto, o ad università straniere che portano avanti le cose, ma si sa, con i soldi che ci sono, cioè pochi. In questo momento le analisi del DNA le stanno facendo in un'università russa,
Cioè, gli Stati Uniti si sono disinteressati della cosa, il che è abbastanza singolare. Mi sembra anche abbastanza strano che si siano disinteressati. È un po' strano, perché comunque negli Stati Uniti ci sono molti ricercatori alternativi, molti scienziati di validissimi, che avrebbero potuto effettuare queste analisi, invece è subentrata la Russia, dove ci sono scienziati di primo ordine, ma ecco, non avviene tutti i giorni che delle università russe si interessino di reperti archeologici alieni, tra virgolette, riscoperti in Perù. Quindi questo caso è molto strano, anche da un punto di vista della politica e della gestione dei reperti. Ti interrompo, Lavinia, perché c'è la Ginger, che è la nuova conduttrice di questo programma, che è nuova a questo mondo, sì, ma proprio nuova, cioè di paranormale non ne vuol sapere in qualche... Sono terrorizzata, se si può usare come termine. Il termine più appropriato è quello. E soprattutto poi in fatto di ufologia proprio zero. Al massimo mi posso rifare a film come T, perché erano particolarmente delicati sul tema. E trovo molto interessante la teoria che ci possa essere un'ibridazione tra la specie umana e altre specie aliene, e che queste magari qualche discendente possa effettivamente essere arrivato fino ai giorni nostri, magari con tracce anche minime di questo DNA alieno. Certo. Anche se mantengo un certo scetticismo, perché preferisco pensare che non ci siano ci sia troppo movimento intorno al nostro pianeta, mettiamola così. No, ti volevo chiedere, dove si può trovare la tua rivista? Perché comunque trattate temi piuttosto interessanti, poi appunto avete un certo riscontro, anche non sono notizie insomma che circolano solo... Anche perché, se non ricordo male, Lavinia, voi siete stati i primi che avete divulgato a livello nazionale in Italia questa notizia di questi ritrovamenti, se non sbaglio nel numero 107 della vostra rivista, giusto? Sì, allora l'abbiamo divulgata per la prima volta sul numero 100 con un servizio a firma di Adriano Forgione, che è il direttore della casa editrice che pubblica X-Times, nonché direttore della nostra rivista sorella Phoenix. Lui ha il contatto perché conosce personalmente Thierry Jamin e quindi ha potuto avere in anteprima assoluta rispetto, direi, a tutto il resto del mondo, perché siamo stati i primi anche rispetto agli Stati Uniti, ha potuto avere il contatto per poter intervistare Paul, che è un amico collaboratore di Thierry Jamin, che era colui che aveva fatto da link tra i tombaroli e l'archeologo, e quindi quello che insieme ai tombaroli conosce il luogo del ritrovamento. Abbiamo pubblicato quindi un'intervista a Paul a firma di Adriano Forgione, e poi sul numero 107 un aggiornamento che ho scritto io con tutti i dati che erano stati divulgati fino a quel momento. X-Times si trova in tutte le migliori edicole tutti i mesi, siamo una rivista mensile, ci trovate verso il 12 di ogni mese. Però per chi preferisce magari la versione digitale in PDF, ci potete trovare a un prezzo anche molto più modico su ezpress.it, perché cerchiamo di fornire sia la versione cartacea che quella digitale. E quindi il consiglio che vi diamo a tutti coloro che sono in ascolto è di comprarlo ogni mese, perché è davvero interessante. Io modestamente lo faccio da un bel po' di anni, quindi sono fra virgolette un cliente di Lavinia, ecco. Ti ringrazio. Sì, no, devo anche dire che non perché la faccio la rivista, perché in realtà la facciamo grazie a tutte le collaborazioni. Non solo abbiamo dei bravissimi collaboratori italiani, però abbiamo anche molti collaboratori stranieri che ci permettono di dare una visione ad ampio raggio di tutto quello che è la fenomenologia anomala, di ufologia, entità misteriose, ma anche di geopolitica e cospirazionismo ad ampio raggio. Poi Ginger, quindi, tu non lo sai, ma nel numero scorso anche lì PR è andato su X-Times, questo ci fa molto onore, ovviamente. Ecco, si scoprono gli altarini. Certo. Beh, noi abbiamo piacere di pubblicare anche il cosiddetto ghost hunting, anche se in questo caso io non sono un'esperta, quindi mi affido a collaboratori che ne sanno più di me, ed è, diciamo, un aspetto a cui X-Times si è aperto nell'ultimo periodo, perché comunque sono fenomeni spesso collegati, che hanno bisogno di una spiegazione il più scientifica possibile per essere studiati e anche compresi. Non è facile trovare materiale sotto questo profilo, perché si trova tanta roba, ma non tanta roba affidabile, però quando possiamo pubblichiamo volentieri anche sotto questo punto di vista. E noi ti ringraziamo, se magari in futuro
ci saranno altri articoli su di noi, ecco. Io ringrazio voi se li avrò. E rimaniamo ovviamente anche in attesa di avere ulteriori sviluppi sulle indagini per quanto riguarda le mummie di Nazca. Quindi chissà che magari in futuro, quando ci saranno degli aggiornamenti, ci sarà anche modo di risentirci nuovamente qui su Radio Stella Azzurra e aggiornarci sul discorso. Molto volentieri. Okay. Io direi che facciamo un po' di pausa musicale e poi riprendiamo, la Lavinia, non scappare. Va bene. A tra poco. Ed eccoci tornati in diretta qui su Radio Stella Azzurra. Insieme a noi del IPR c'è anche Lavinia, caporedattrice di X Times, e parlavamo appunto delle mummie di Nazca. Lavinia, siamo di nuovo qui. Ascoltami, qui stasera vogliamo un po' toccare tanti temi, almeno per quello che è possibile con i tempi che abbiamo. Abbiamo parlato degli alieni di Nazca, che sicuramente molti stanno seguendo questa notizia qui, e ovviamente non da meno ultimamente, tra tante rivelazioni che ci sono state, anche questo rilascio di materiale da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, dove ci sono state queste segnalazioni di un programma di indagine sull'esistenza degli UFO da parte del Pentagono. Sì, devo fare una precisazione. Certo. Il materiale non l'ha divulgato il Pentagono, l'ha divulgato il progetto di studio finanziato dal Pentagono. Ok, precisiamo allora. La notizia è grossa perché l'ha pubblicata il New York Times nel dicembre scorso, il 16 dicembre, con un articolo scritto a quattro mani, e una degli articolisti era Leslie Kean, una famosa giornalista americana che si interessa molto del fenomeno ufologico. Nella notizia, nell'articolone, veniva spiegato che il Pentagono dal 2007 al 2012, dietro iniziativa di un senatore, Harry Reid, adesso ritiratosi da poco, aveva finanziato un progetto di studio degli UFO in pratica, chiamato Advanced Aerospace Threat Identification Program, quindi programma di identificazione delle minacce aerospaziali, ed era stato portato avanti questo progetto di ricerca da un uomo dell'intelligence, Luis Elizondo, un uomo dei servizi segreti. Dunque, questa cosa non era ufficiale, era top secret, è stata rivelata adesso come regalo di Natale, diciamo, sì. E ha fatto un enorme, è stato molto ripreso dai media di tutto il mondo, con articoli nei più grandi giornali, nelle più grandi testate giornalistiche di tutto il mondo occidentale, nei quotidiani, nei magazine, nei telegiornali, quindi diciamo non si era mai vista tanta attenzione nei confronti di qualcosa che riguardasse gli UFO prima. Anche perché, avendo dato la notizia il New York Times, che è uno dei quotidiani più importanti del mondo, sicuramente il più importante degli Stati Uniti assieme al Washington Post, era difficile che passasse inosservato. Tuttavia devo dire che questa è stata una notizia non notizia, nel senso che questo è stato un progetto finanziato dal Pentagono con 22 milioni di dollari, quindi neanche tantissimo, che non ha portato a niente di definitivo. Abbiamo avuto la testimonianza di piloti della Marina, dell'Aeronautica, scienziati come Harold Puthoff, che hanno detto che durante questo studio hanno avuto rapporti e anche filmati e testimonianze. Infatti abbiamo appena lanciato un video che è stato uno dei primi che sono stati diramati. Sì, questo video è stato ripreso da piloti della Marina americana nel 2004, rilasciato solo recentemente, e fa vedere appunto dei caccia americani che sono alle prese con degli oggetti volanti non identificati. Si sa se in questo caso molto... qui, scusami se ti interrompo, però poi sono molto curioso, in questo caso qui questi caccia sono decollati proprio perché era stato rilevato sui radar questo oggetto, o è stato una casualità che loro durante queste operazioni di volo avessero incrociato questo oggetto qui? Adesso forse questa è la domanda. Sì, è stata una casualità. Ok. E diciamo che l'oggetto volante che loro hanno trovato in volo era un oggetto ovale, biancastro, grande quasi come un aereo, insomma, almeno da quello che si può capire dal video,
che, a cui i caccia della Marina americana, S-18, hanno dato la caccia, dicendo che però non sapevano che cosa fosse e che non aveva delle manovre che potevano essere riconducibili a nulla di conosciuto. Sì, infatti sì, dal video si vede bene il movimento che fa l'oggetto con questa inclinazione precisissima che da orizzontale quasi diventa verticale, quindi è proprio impressionante. Mi viene da fare una domanda, io che sono esterno al mondo UFO, ma tratto un po' più il paranormale, ma con queste prove qui, video soprattutto, perché ancora si riflette se esistano o meno gli UFO? Ah, beh, questa è una bella domanda, nel senso che questa è uno dei tanti video che restano senza una spiegazione ufficiale, ma non è l'unico, no? Noi abbiamo moltissime testimonianze di piloti militari, quindi gente esperta che sa quello che dice di aver incontrato in volo, e non soltanto americani, ricordiamo, ma anche sudamericani, italiani, francesi, che dicono di aver incontrato in volo degli oggetti che non potevano appartenere a nulla di questo mondo. Ad esempio in Francia Jean-Jacques Velasco, che è uno scienziato francese pagato dal governo per studiare gli UFO, che però si chiamavano PAN, quindi fenomeni aerei anomali, nel 2005 è uscito dicendo che lui, dopo 25 anni di studio degli UFO per conto del governo, aveva stabilito che non si trattava di nulla di terrestre, che erano extraterrestri in visita sul nostro pianeta, almeno per una piccola percentuale degli avvistamenti, non tutti, e che non avevano intenzioni ostili. Jean-Jacques Velasco l'ha detto in un libro, l'ha detto pubblicamente, dopodiché è stato licenziato, ha dato le dimissioni, il progetto di studio in Japan è stato chiuso, riaperto con un altro nome, J-PAN, e con un altro direttore. Quindi traiamo un po' le nostre conclusioni. Finché si parla di UFO non identificati, quindi va bene, quando però cominciamo a dare un nome a questi oggetti, quindi magari oggetti extraterrestri, intelligenti, con guida intelligente, allora la cosa non piace più. E infatti anche in questo programma del Pentagono non ci sono state conclusioni. È stato chiuso ufficialmente nel 2012, hanno detto che hanno rilevato quindi degli oggetti anomali nei nostri cieli che non possono essere dei nostri velivoli perché hanno manovre e capacità superiori alle nostre, ma tuttavia non c'è stata nessuna dichiarazione da parte del governo americano in merito a questo, anzi il Pentagono ha detto noi quel video non l'abbiamo rilasciato. Ecco, adesso c'è la Ginger che è fuori da questo mondo, sì. No? E quindi è un po' anche scettica. Ho proprio una domanda che forse è tra le più profane che si possano fare a un'esperta di ufologia. Ma se questi velivoli, questi UFO vengono intercettati da dei caccia, quindi da degli aerei militari, perché nessuno prova a fare fuoco per abbatterlo e poi successivamente capire effettivamente di che cosa si tratti? Cioè, c'è proprio un ordinamento, chiamiamolo così, che vieta questo tipo di approccio offensivo, difensivo, no. Non so come si possa. No, al contrario, l'ordine fino a un po' di anni fa, come testimoniava ad esempio anche il colonnello Philip Corso, però anche altri rivelatori e testimoni, era shoot them down, cioè abbatteteli, cioè erano oggetti anomali nei cieli americani, che non erano roba terrestre, e che potevano essere qualsiasi cosa, magari anche russi, però avevano delle capacità che non potevano essere quelle dei russi, se no c'era qualche problema, e l'ordine era di abbatterli. Il problema è che non era facile, anzi, nella maggior parte delle volte questi oggetti riuscivano a eludere qualsiasi manovra dei caccia terrestri, diciamo, e magari mettendo anche a rischio di incolumità gli stessi piloti. C'è un'interferenza paranormale, Lavinia, scusami. Ho toccato. È tutto coerente, non c'è problema. Si sono arrabbiati gli UFO, Ginger. Dei casi, molti piloti che dicono noi siamo stati mandati per intercettare, eventualmente abbattere questi oggetti, ma non riuscivamo neanche a raggiungerli. E, per esempio, molto interessante il libro della giornalista che ho citato prima, Leslie King, che è uscito qualche anno fa, che raccoglie tutta una serie di testimonianze di piloti americani, sudamericani, iraniani, proprio a questo riguardo. Ricordiamo però che è molto difficile per un pilota militare parlare di questi incontri perché tu sei sottoposto a delle analisi poi psicologiche di attitudine. Certo.
se tu vedi le cose nel cielo che ufficialmente non ci sono, puoi anche rischiare la carriera. Quindi non tutti sono sempre stati nella posizione di poterne parlare, però le testimonianze ci sono, soprattutto anche magari di militari che si sono ritrovati a gestire dei casi incredibili e quindi non sono stati subito zitti, ci sono dei documenti ufficiali che lo provano, o gente che una volta andata in pensione si è sentita libera di parlarne. Quindi però dopo anni. Non c'è nessuna direttiva, magari può darsi adesso sia un po' cambiata la sinfonia e le ipotesi possono essere molte, cioè tanto non riusciamo ad abbatterli, quindi cosa li inseguiamo per fare, oppure c'è anche l'ipotesi che ormai sappiamo di cosa si tratta e quindi non c'è più bisogno di buttarli giù. Forse probabilmente anche volerli studiare un po' meglio, anche un po' per cercare di capirne la tecnologia e il sistema di funzionamento, di propulsione, ecco, sicuramente certe tecnologie sconosciute ma potenti, sicuramente piuttosto che cercare di distruggerle ci si cerca magari di prendere un contatto, No, anche perché si rischia di essere distrutte, secondo me, con quelli affari comunque, perché sono tecnologie superiori alle nostre. Anche solo nel video che abbiamo visto, che hanno divulgato sul New York Times, vediamo che insomma i nostri caccia, che poi sono loro perché sono americani, ma Non ci stiamo con la tecnologia, anche se oggi, io sono sicura che oggi quello che noi vediamo ufficialmente dell'aeronautica è solo una piccola parte, poi si parla già di velivoli antigravità, insomma, sviluppati nelle segrete stanze delle basi sotterranee, quindi probabilmente video con dei velivoli super avanzati di quel livello non li divulgherebbero. Certo, certo. Beh, io passerei adesso all'argomento che forse si avvicina un po' più al nostro mondo, Brian, che è quello dei bambini con gli occhi neri. E qui Ginger si è messa le mani in faccia per proteggersi. Non ti preoccupare, non sono qui dentro, Ginger, tranquilla. Speriamo, speriamo. Una leggenda metropolitana che si è, diciamo, ha preso diffusione negli ultimi 20 anni, correggimi se sbaglio, Lavinia, dove questi bambini si ritiene dell'età tra i 6 e i 15-16 anni, quasi principalmente sempre incappucciati, con occhi neri, senza pupilla iride, che si avvicinano a delle persone chiedendo la possibilità di entrare in casa, chiedendo sempre il permesso, di utilizzare il telefono, comunque sempre con una voce molto pacata. Insomma, cosa ci puoi dire in merito a questa leggenda? Allora, diciamo che Ginger ha ragione di essere inquieta, perché qui entriamo in un campo che è più strano dello strano, cioè mentre in ufologia noi abbiamo qualche cosa di scientifico in mano per poterci, diciamo, basare le ricerche e anche le interviste, qui entriamo proprio nel paranormale, e in paranormale nel senso che noi non abbiamo la minima idea di cosa si tratti, sappiamo solo che ci sono delle testimonianze a riguardo e che sono talmente tante, anche a volte da parte di persone al di sopra di un sospetto, che se quello che succede non è esattamente quello che ci viene raccontato, ma qualcosa succede. Come hai detto tu, è un fenomeno che sembra essere piuttosto recente, o almeno solo recentemente viene segnalato in maniera così massiccia un po' in tutto il mondo, anche se devo dire in Italia non mi è mai capitato di ricevere delle segnalazioni. Speriamo non succeda. Beh no, per quanto mi riguarda io prendo tutto, perché poi alla fine devi avere il quadro completo. Non c'è molto da dire a livello di casistica, sono bambini o adolescenti anche in alcuni casi, generalmente non da soli, almeno in due, però ci sono anche casi singoli, che hanno l'apparenza di ragazzi normali, se non forse che hanno questi occhi neri, completamente neri, senza pupille, e che si comportano in maniera un po' strana. Tu hai descritto uno dei loro comportamenti, cioè cercano o di entrare in casa, o ti chiedono di un passaggio in macchina, sì, o comunque cercano di invadere il tuo spazio privato, e lo fanno in un modo un po' sinistro, ma a volte hanno anche un atteggiamento aggressivo quando tu gli dici di no. Che tu sei lì nella tua macchina, vedi un bambino incappucciato che ti chiede un passaggio, magari glielo dai anche, poi lo guardi in faccia, vedi che c'ha due occhi che ti fa venire un infarto, dici magari anche no. E questo mi è stato raccontato da più ricercatori, anche sudamericani, spagnoli, europei, hanno raccolto una casistica molto nutrita, uh-huh, che
che è la casistica più strana, perché non si sa bene né da dove vengano né in realtà che cosa vogliono queste entità, perché naturalmente i casi di gente che li ha fatti entrare in casa non li abbiamo, quindi non si sa se perché chi li fa entrare in casa fa una brutta fine, ecco, o quindi... perché effettivamente nessuno li ha mai fatti entrare. E noi infatti su X-Times abbiamo dedicato una copertina, perché abbiamo fatto un servizio su questo caso, questa casistica, e era intitolata proprio "Non fateli entrare". Diciamo che è curioso, perché ricorda un po' la casistica dei Men in Black, cioè quegli uomini vestiti di nero, un po' strani, che chiedono ai testimoni di entrare per intimidirli rispetto ai loro avvistamenti. Però mentre nei Men in Black c'è una logica, rispetto a questi bambini dagli occhi neri non sembra esserci, cioè che cosa vogliono in realtà da noi. Interessante che alcuni ricercatori, come ad esempio Nick Redfern, abbiano ipotizzato che possa trattarsi di ibridi alieni, ma è soltanto un'ipotesi. Ma infatti la domanda che ti volevo fare io, se per caso si potesse... Siamo proprio nell'ambito della casistica, e non potendo essere verificati e non avendo nessuno straccio di prova a riguardo, lasciamo libera la fantasia di fare le associazioni del caso. Noi abbiamo una presunta tipologia di alieno, cioè il grigio, che ha questi grandi occhi obliqui completamente neri, e in alcuni casi le adotte che dicono di avere avuto contatti con dei bambini ibridi, metà umani e metà alieni, dicono che alcuni di questi ibridi avevano gli occhi neri, per cui avevano magari sembianze umane, ma questi occhi che ricordavano gli alieni grigi da cui erano incrociati. E poi questi alieni vengono fatti interagire con gli addotti e poi immessi in un ambiente umano per essere abituati alla nostra società, per poi, secondo ad esempio Bud Hopkins o David Jacobs, essere integrati fra di noi. Quindi, certo, con quegli occhi è un po' difficile. Quindi in questo caso non possiamo né confermare la loro esistenza né negarne, a prescindere... Non posso confermare perché non c'è nessuna prova, però non negare una casistica così estesa di gente che non avrebbe nessun interesse a dire quello che racconta è un po' contrario ai principi dell'indagine dell'ignoto. Certo, finché certo. Non hai una spiegazione, anche una prova che confermi il contrario, o comunque un valido motivo per ignorare una testimonianza, la testimonianza va perlomeno messa nel cassetto. Quindi non si può neanche dire che la loro comparsa, anche se non legata a un evento ufologico, si possa escludere la loro natura extraterrestre, ecco. Non si può escludere perché noi non li conosciamo, tuttavia esiste la casistica strana di quello che è, che evade un po' da quello che è extraterrestre e che invece esplora un po' nel paranormale, è piuttosto grande. Abbiamo i bambini degli occhi neri, abbiamo gli uomini ombra, i cosiddetti shadow people, e quindi le ipotesi in questo caso sono molteplici, trattandosi di entità che sembrano essere umane, ma non essere nemmeno classificabili secondo la casistica ufologica degli incontri ravvicinati con alieni classica. Infatti hai fornito già il collegamento col prossimo argomento, che era quello degli uomini ombra, appunto. Sì, anche in questo caso abbiamo una casistica molto vasta. Io stessa ho raccolto alcune testimonianze a questo riguardo, perché tempo fa avevo intervistato Jason Offutt, che è un ricercatore americano che si è specializzato un po' negli shadow people, che sono queste specie di ombre, queste entità bidimensionali, scure, con varie caratteristiche, vari tipi di comportamento, ma generalmente o indifferente o non amichevole, che sembrano in alcuni casi addirittura nutrirsi di paura e suscitarla, quasi fossero entità dimensionali, cioè non del tutto appartenenti a questa realtà dimensionale, la nostra, e che sembrano concentrarsi sulla vita di un testimone in particolare, magari dandogli la caccia per anni e rendendolo quasi pazzo. Alcuni di questi testimoni dicono che queste ombre nere, generalmente minacciose o comunque che suscitano paura, li hanno infestati per anni, finché loro non sono riusciti a reagire emotivamente in qualche modo, a scacciare la paura che queste entità gli incutevano, e quindi liberarsene. Qui c'è una componente psicologica, ma può essere anche una componente psichica, ovvero se noi prendiamo in considerazione l'idea che la realtà non è tutta quella che noi vediamo con i nostri occhi, percepiamo con i nostri sensi abituali che ci permettono di vivere il quotidiano, ma che esistono dimensioni diverse dalla nostra,
possibilmente abitate da altre entità che noi riusciamo a percepire solo occasionalmente e parzialmente, allora dobbiamo prendere in considerazione il fatto che magari queste realtà a volte si incontrino e che alcuni testimoni, loro malgrado, vengano in contatto con degli esseri che non sono extraterrestri, cioè non vengono da un altro pianeta, ma vengono magari da un'altra dimensione. Guarda, a noi ci arrivano molte richieste di indagini in abitazione privata e quasi sempre la cosa più frequente, la denuncia più frequente è noi vediamo le ombre con la coda dell'occhio, delle ombre nere. Ovviamente poi lì noi valutiamo ogni caso, non ci fermiamo a questa minima segnalazione, ma vogliamo sicuramente di più, anche perché per fare tutti i chilometri che facciamo noi mensilmente, ecco, non basta dire ho visto un'ombra, anche perché quell'ombra poteva essere anche del marito o del fratello o della sorella. Però potrebbe trattarsi, ecco, di queste entità quando effettivamente queste visioni sono poi provate dalle nostre indagini, ecco. Non posso escluderlo, noi non sapendo esattamente cosa siano, non possiamo escluderlo. Diciamo che nel caso degli shadow people, per esempio questo ricercatore diceva un metodo di selezione che ho della casistica, perché ovviamente c'è anche una componente di suggestione. Io in tanti anni ho trovato molti testimoni su cui metterei la mano sul fuoco, altri assolutamente sinceri ma molto suggestionabili. Per cui c'è anche da valutare questo. Lui dice, quando un testimone per anni è stato ossessionato da queste entità, quasi a livello fisico, allora il testimone però è sano di mente, allora va preso in considerazione. Certo, se io vedo soltanto un'ombra, come dici tu, può essere qualsiasi cosa, anche un'impressione. Ci deve essere un caso, cioè deve esserci una realtà in qualche modo presente, una presenza in questa vita, perché è facile poi accadere nel suggestionabile, allora per alcune persone è così. Tuttavia io credo che noi dobbiamo prendere in considerazione l'esistenza di altri piani di realtà e che quindi quello che noi vediamo con i nostri occhi può essere parziale, perché non siamo attrezzati per vederlo, esatto. Lo percepiamo e però non lo possiamo scartare semplicemente perché la scienza ufficiale non lo spiega. Va bene, Lavinia. Io ti ringrazio davvero tanto, è un onore ospitarti nella nostra trasmissione, penso che ci saranno anche altre occasioni, spero. Io lo spero e vi ringrazio di avermi ospitata tra voi questa sera. Grazie, ringrazio te, Lavinia. Grazie a te, Lavinia. Mi raccomando, voglio fare un annuncio a tutti, comprate X-Time in edicola ogni 12 più o meno del mese. La trovate in tutte le migliori edicole, questo non è per fare pubblicità per forza, ecco, no? Non sto facendo la marchetta, ma visto che la compro da 4 anni è veramente un'intervista interessante, penso che anche Brian l'acquisti mensilmente, essendo appassionato soprattutto di ufologia, e niente, Lavinia, grazie mille davvero. È stato un piacere. Grazie, Lavinia. A voi, grazie a tutti, buona serata. Anche a te. Buonasera, ciao. Ciao. Ciao, buonasera.